Nusco Irpinea, 914 metri di altitudine. Il terzo comune più alto della provincia di Avellino, dopo Trivico e Guardia dei Lombardi. Nusco conta 4.280 abitanti e fa parte del club dei borghi più belli d'Italia. Il suo centro è ben tenuto, pulito, ordinato e per certi aspetti ci ricorda i paesi della Svizzera. All'ingresso del paese si ammira il bel monumento della Santa Croce del 1619. È il simbolo della fede dei nuscani verso il loro padrono. E questa che vedete è una bellissima vista panoramica della parte moderna di Nusco. Il centro storico di Nusco, con le sue stradine e con i suoi vicoli, è veramente incantevole. La cattedrale di Nusco presenta una maestosa facciata di stile composito, costituita da grossi massi di pietra locale. Debitamente squadrati e sistemati in epoche diverse nel rispetto del progetto originario. L'antico portale di stile rinascimentale e finemente lavorato. Sul lato nord della torre dell'orologio del 1891. Sul lato a mezzogiorno si nota una lunga scritta del 1521. Nella seconda metà del secolo XI, Nusco acquistò il titolo di Civitas, o perché città ducale, o perché eretta a sede vescovile. Ne fu primo vescovo Sant'Amato, nativo del luogo, che ancora oggi ne è il patrono. In cattedrale si conservano le sue ossa sacre. Thank you.
Nusca è un paese meraviglioso, immerso nel verde. Il centro di Nusca è sito su un monte, lungo la linea spartiacque appenninica, fra le valli dell'Ofanto e del Calore. È definito balcone dell'Irpinia, poiché dagli spalti del suo castello di Ruto o dai viali che costeggiano il paese si può ammirare un panorama stupendo.
Dall'appassionato di cultura e storia locale, Peppino Iuliano, sentiamo uno dei motivi per venire a Nusco. Ma forse pigliammo in prestito il titolo di un giornale di molti anni fa, Nusco Cantuccio di Luce e ancora Nusco Gemma di Valcalore. Queste due definizioni di per sé chiariscono che cosa significa Nusco come ambiente, come territorio, come bellezza. E quindi considerare questi aspetti uniti alle bellezze architettoniche, che, quindi oltre quelle ambientali, quelle architettoniche, artistiche, le diverse chiese, non dimentichiamo che Nusco è stata sede di diocesi, e anche la ricchezza del verde, e quindi mettendo assieme aspetti ambientali con aspetti artistici ne viene fuori il possesso del territorio, questa integrazione tra la curiosità di chi viene e l'offerta che è gratuita nella sua interezza. E poi considerare gli aspetti, diciamo così, secondari. C'è questo centro di documentazione sulla poesia del Sud, sempre diciamo in Fieri, che oggi forse conta un patrimonio librario di oltre 10.000 testi, e quindi se riesce ad andare, diciamo, in porto questa iniziativa, avere una biblioteca con la possibilità di interagire con diverse università che potranno studiare la poesia meridionale proprio qui a Nusco. E quindi ritorno al discorso diciamo principe, Nusco Cantuccio di Luce, Nusco Gemma di Valcalore, che già di per sé sono definizioni poetiche, e quindi la poesia è qui di casa.